Buonasera a tutti, bentrovati alla nostra diretta sulla superluna nuova che avremo il 15 di novembre, proprio domenica. In alcuni paesi sarà il 14, perché la luna avverrà in Italia alle 6:08 del mattino, quindi nella parte est del mondo sarà invece il 14. Volevo proprio darvi un messaggio di grande serenità e di grande pace e di fidarvi assolutamente del processo di trasformazione che sta accadendo, perché è molto 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 importante. Questa luna è in Scorpione, una luna nuova, quindi diciamo che quando abbiamo la luna nuova abbiamo la luna e il sole esattamente allo stesso grado. È una luna forte perché lo Scorpione è un segno molto intenso, si chiama proprio un segno di grande battaglia, tanto che viene paragonato negli studi esoterici al giardino di Getsemani, quindi è un momento in cui noi stiamo andando a combattere, no? Il giardino di Getsemani è il momento in cui Gesù si trovava, è il giardino degli ulivi, in cui si trovava lì e che è diviso tra dove andare e che cosa fare. E in un certo senso è anche quello in cui ci troviamo noi, perché c'è, come ho ricordato nella festa, nella meditazione di Samhain, la festa celtica che rappresenta la fine, la raccolto e l'inizio del periodo dell'oscurità, ma un periodo di attesa, stiamo toccando gli aspetti più profondi e forti di questo momento, di questa oscurità, in cui si sta attivando proprio una trasformazione che ho proprio definito, più che trasformazione, trasmutazione, cioè stiamo cambiando totalmente non solo quello che pensiamo e quello che sentiamo, ma tutto profondamente il nostro essere. Quindi anche l'intensità di quello che sta accadendo, delle imposizioni che vengono al governo governativo, ci sta in realtà aiutando ad un grande passaggio di coscienza, e dobbiamo proprio ad aprirci a totalmente lasciare andare il vecchio. Più rimaniamo aggrappati al vecchio, più rimaniamo legati alle vecchie modalità in cui pensavamo, la vecchia vita, il vecchio inteso anche semplicemente il come gestivamo il nostro quotidiano prima di questa esperienza, deve essere lasciata andare per aprirci totalmente al nuovo. E se questo passaggio lo facciamo, inneschiamo una grande energia dello Scorpione, che è un grandissimo processo di guarigione. Dobbiamo andare oltre, anche se ci sembra di cadere, di scendere nelle profondità di noi stessi, e anche possiamo eventualmente vivere un senso di paura. Questo ve lo spiegherò poi più tardi, perché lo Scorpione è un segno zodiacale che è legato al meridiano della vescica, e il meridiano della vescica, che si trova dall'occhio dietro, scorre lungo la nostra spina dorsale e arriva giù fino al dito mignolo del piede, ci parla, è collegato al sistema nervoso autonomo, cioè a quello che regola il nostro risposta di attacco o fuga, quindi e tutte le funzioni del corpo. Quindi possiamo percepire, proprio perché l'energia è questa, è molto forte, uno stato di tensione, di paura o di quello che potrebbe succedere, perché sulla schiena noi abbiamo tutte quelle che sono le ferite del passato, e può portarci proprio questi grandi stati ansia. Tra l'altro pensate che quando il meridiano della vescica non è armonico, proprio in virtù di quello che abbiamo vissuto, possiamo sperimentare avere sintomi di la pressione alta, avere tematiche di cuore, avere attacchi di panico, non aver bisogno di voler stare, unirci nell'amore, cioè della libido proprio con altri, proprio perché ci toglie il coraggio, ci toglie la fiducia in noi stessi, ci toglie l'entusiasmo. E invece ci porta nel controllo, nel risentimento, nella paura, nell'ansia, nella rabbia.
Quindi anche tutto quello che sta accadendo in questo periodo, non fatevi, diciamo così, innescare questi processi, ma è molto importante accogliere, trasformare ad un altro livello quello che sta accadendo, perché ci viene chiesto di cambiare coscienza, ci viene chiesto di lasciare andare il passato, ci viene chiesto di aprirci al nuovo. E che cosa succede? Perché noi sappiamo che la luce riprenderà a risalire a partire dal 21 dicembre, quando avremo il solstizio. Tra l'altro siate presenti, perché questa data è estremamente importante. Quello che accadrà il 21 di dicembre non è solamente che siamo nel periodo dell'avvento, che siamo nel periodo della risalita del solstizio d'inverno, quindi il sole rinasce, ma abbiamo l'inizio ufficiale di quella che è l'era dell'acquario. Quindi questo 21 dicembre 2020 è l'inizio ufficiale dell'era dell'acquario, cioè della nuova era. E quindi in un certo senso capite anche perché stiamo lasciando andare tutto quello che stiamo lasciando andare. Non possiamo entrare nella nuova era con le vecchie modalità, con la vecchia mentalità, con le vecchie idee di essere, col modo in cui gestivamo la nostra vita in precedenza. E questo, diciamo così, questo cambiamento, tra virgolette, ci è quasi imposto dall'esterno, e in un certo senso ci è anche imposto, noi magari lo percepiamo come imposizioni, no? Ma dalla vita. Dobbiamo fare un cambiamento delle nostre abitudini, del nostro modo di vivere quotidiano, perché dobbiamo lasciare il vecchio per entrare totalmente nel nuovo. Questa luna nella cultura vedica, tra l'altro, avviene in una zona del cielo, perché l'astrologia vedica è molto diversa, cioè è diversa, ha principi diversi rispetto alla nostra, in una zona del cielo che si chiama Vishakha, che è la stella dello scopo, del proposito, ed è una luna che celebra la vittoria della luce sull'oscurità, la vittoria della conoscenza sull'ignoranza, cioè l'ignoranza, sapete, che è credere che noi, di sapere quello che è il senso della nostra vita, e invece noi non sappiamo assolutamente niente di quello che è il progetto della nostra vita, perché non possiamo controllare la vita. Guardate anche che cosa sta accadendo, ma è anche la vittoria della speranza sulla disperazione. Quindi questi giorni, questa luna che proprio dopodomani sarà molto molto importante, perché questa luna porta a una grande intensificazione di energia, è anche una sorta di crisi interiore, anche una reazione emotiva, perché sentiremo reagire a quello che sta accadendo, ma fondamentalmente c'è quello che mi piacerebbe definire come l'alba di un nuovo giorno, cioè c'è un grande rinnovo della vita. E se noi abbiamo il coraggio, e pensate, il meridiano ci parla proprio di coraggio, di forza, di andare verso il nuovo e di lasciare andare la vecchia modalità di pensare, i vecchi schemi mentali, siamo veramente capaci di fare un grandissimo passaggio di coscienza che ci apre a questa grande era che sta arrivando. Sono gli ultimi momenti di un grande cambiamento, e invece che reagire, cogliamo l'occasione per fare questo grande cambiamento, perché ricordatevi che anche la rabbia è un grande risveglio, è un momento di aprire gli occhi al nuovo, di lasciarci guidare verso il nuovo, ma anche, e userei questa parola, di saperci totalmente rinnovare. Ci viene chiesto di rinnovare, perché una delle cose che lo scorpione fa, noi conosciamo soltanto lo scorpione perché è lo scorpione, no? Ma lo scorpione ha una resistenza incredibile, no? Può rimanere anche veramente tantissimo tempo senza mangiare, ma lo scorpione che è nel segno anche della casa che governa la morte, la trasformazione, l'eredità, quindi di cogliere l'eredità del passato, la grande parte positiva dello scorpione è la fenice, perché deve guardare, lo scorpione si trasforma in aquila, cioè guardare le cose dall'alto, cioè da un altro punto di vista rispetto al passato, e di
morire a se stesso per rinascere, rinasce dalle proprie ceneri. Quindi in un certo senso la grande fatica che stiamo anche sentendo fisica, mentale, psicologica in questi giorni ci sta invitando a decidere di cambiare, di non cercare più di ristabilire il vecchio, di ristabilire le vecchie abitudini, di ristabilire quello che siamo stati, ma lasciare andare e rinnovarci. Ci viene chiesta una grandissima inventiva, no? Il simbolo sabiano di questa luna, la sfida alla trasformazione. Ci viene chiesto di lasciare andare le vecchie modalità di vivere che stanno cominciando a diventare molto oppressive e aprirci al nuovo. Quindi dobbiamo veramente, dopo parla proprio il simbolo sabiano, e dopo aver ascoltato un sermone, un individuo ispirato, portare un sermone sul monte, condividere un sermone sul monte, le folle ritornano a casa. Cioè quello che ci viene chiesto è di incorporare tutte le nuove esperienze, tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che amiamo nella nostra vita. Quindi è l'ultima cena, è il grande simbolo dell'ultima cena ed è la luce della trasfigurazione. Però questo è una sfida per lo Scorpione, perché lo Scorpione è la casa che è legata alla fatica di Ercole, rappresenta la casa che è associata all'esperienza di Ercole, l'uccisione dell'idra a nove teste. E le nove teste, cioè questo mostro che sorge dall'acqua, questo che ha nove teste, che più le taglio, più Ercole cerca di tagliare, più si riproducono e rinascono, sono tutte quelle voci della mente, quei desideri nascosti della mente, scorpionici, no? Che emergono dalle acque, cioè dalle nostre emozioni. È come se dentro di noi ci domandassimo in questi giorni: sto facendo bene? Veramente che cosa devo fare? Devo tornare indietro? Devo continuare? Devo continuare a vivere come prima? Ci viene chiesto di ascoltare, di guardare qualcosa da fuori e dentro. Il giorno 15, che è il giorno in cui avviene la luna in Italia, è il giorno che è il giorno dell'alchimia, il numero dell'alchimia. Nelle carte dei tarocchi è la carta associata al diavolo, in senso il diavolo è diablos, ciò che divide, la nostra mente ci divide, ci mette dei dubbi, okay, su quello che vogliamo fare, ma è un 6 che è il numero che si parla di morire a se stessi, cioè lasciare andare il passato, e per esempio nel sistema Aura Soma è la bottiglia rosso su rosso che rappresenta la nuova vita, nuovo sangue, nuova vita. Quindi c'è il diavolo sulle carte dei tarocchi esoterici, c'è scritto solve e coagula, cioè dissolve e riorganizza. Il senso è che ci vediamo sfuggire, ci vediamo sciogliere, no? Simbolicamente sotto i nostri piedi, tutta la nostra vecchia vita, tutto quello che facevamo, tutte quelle che sono le nostre abitudini, e per questo abbiamo paura, perché ci viene, tra virgolette, un brivido nella schiena. Ricordatevi che nell'esperienza del diavolo, no? Il diavolo in realtà, anche a livello biblico, non è l'angelo di Dio. È colui che Dio nella storia, non so se conoscete la storia di Giobbe, parlando con Dio dice che la fede di Giobbe, che era molto devoto, verrebbe meno se Giobbe perdesse tutto quello che ha. E Dio gli dice: metti proprio alla prova, decidi di metterlo alla prova e di vedere se lui ancora ha fede in me, e quindi fede simbolicamente per noi nella grande vita. E Giobbe, nonostante perda tutto, perde i figli, perde tutti i suoi poteri, poi tutto quello che aveva, continua ad andare a ringraziare il Signore, in questo caso la vita. E alla fine la prova di Giobbe è superata e Giobbe riacquista 3 volte, Dio gli ridona 3 volte quello che ha perso. Che cosa vuol dire? Che ci viene chiesto di avere fede in questo rinnovamento, di avere fede in questo grande cambiamento e di non avere paura di perdere quello che abbiamo e di lasciare andare quello che siamo stati fino ad oggi, perché
Anche nel sistema Urasoma, la bottiglia 15, che è chiaro su viola, vuol dire portare la luce su un grande processo di trasformazione, che per viola è anche lasciare andare, perché il viola nei colori è la quaresima anche, no? Lasciare andare qualcosa è il colore dell'estrema, anche dell'estrema unzione, no? Di un passaggio di coscienza, di mettere, di focalizzare tutto la nostra energia nella trasmutazione, nella trasformazione interiore. La prossima settimana sarà una settimana 51, che è una nuova volontà, entra nella nostra mente. Ci viene chiesto di non aver paura di fallire, di essere in colpa perché qualcosa non va, perché abbiamo fatto qualcosa di male, ma di averci, fidarci, no? Nei numeri 51 è il cavaliere, è se che ha, deve avere il coraggio di andare a prendere la propria principessa, che è la nostra anima. Quindi novembre, che è un mese 11, no? È un mese di due volontà vengono messe di fronte, no? La vecchia volontà, la nuova volontà. Ma l'11 è anche un portale, è un'energia nuova che entra. È vero che dobbiamo affrontare noi stessi, che abbiamo due volontà, ma la grande vita ci sta chiedendo qualcosa di importante, perché abbiamo un quadrato a T che si verifica fra Venere, Marte, che è tornato proprio oggi diretto, no? Quindi Marte, che invece portava dentro e dava una sorta di conflitto interiore, oggi si muove e diventa diretto, con una congiunzione che oggi è importantissima, che avremo anche nella Luna, avremo al momento della Luna, che è tra Plutone e Giove. Saranno entrambi, ed è molto molto forte. Perché? Perché Giove e Plutone sono, Giove è la dissoluzione, ma è anche andare a cercare nelle profondità dell'inconscio, che è il nostro sottosuolo, dove ci sentiamo di cadere in questo momento. Il Scorpione è un segno d'acqua, quindi le acque profonde, nascoste, sono le acque autunnali, quindi delle acque che possono anche tormentarci. L'acqua d'autunno, quando avete la pozzanghera, no? È sporca, perché è fangosa, perché è fredda, no? Quindi queste acque autunnali sono acque melmose, no? In cui non sappiamo, tra virgolette, riconoscerli. Ma questa congiunzione, scendi nelle profondità di te per andare a ricreare. Giove è il pianeta che ci chiede di congiungere la mente col cuore, di congiungere quello che abbiamo pensato di essere con quello che siamo veramente. Quindi ha una sorta di fondamenta, ma è anche una chiusura, perché abbiamo tre energie a 23 gradi, ma questo ci arrivo subito dopo. E Venere, Plutone, Giove con palla di Atena e Marte, insieme anche ad Eris, creano un'intensità, una quadrato a T. Marte ci chiede: apri la tua mente ad un approccio olistico alla vita, cioè non guardarti più come separato. Olismo vuol dire siamo una cosa sola con la vita. Ricordatevi che dobbiamo imparare che la vita è per noi, che quando distrugge fuori è perché l'energia viene riassorbita per riformularsi in un nuovo modo. Venere ci dice: rispondi al rinnovamento della vita, è l'alba di un nuovo ciclo, si è compiuto il vecchio si è chiuso. Plutone, palla di Atena e Giove ci chiedono di impegnarsi verso un obiettivo che è oltre. Non devi prenderti la responsabilità della tua vita, devi prenderti la responsabilità di quello che sei, ma della tua vera vita, di quello che senti profondamente di essere. E ricordiamoci che Marte e Plutone, pochi lo sanno, perché spesso alcuni mi dicono: ma no, questo pianeta non governa questo segno zodiacale, perché nessuno conosce i segni, i pianeti esoterici. Quindi Plutone non è l'unico pianeta che governa il segno dello Scorpione, è il primo pianeta, il pianeta della superficie, che deve dissolvere il vecchio sé, perché questo è lo scopo di Plutone, lentamente dissolvere, portandoci nel subconscio, no? Nel ciò che è nascosto, per vederlo rivelato, ciò
vedere rivelato ciò che ci sabota nella vita. E Marte è la, in questo caso, che è il secondo pianeta esoterico dello Scorpione, una volta era il governatore, è il guerriero spirituale che ha la forza di portare avanti, di avere il coraggio, che è proprio questo meridiano della vescica che è associato allo Scorpione, di avere il coraggio di portare avanti quello che sente di essere per avere un nuovo inizio. E questa energia va a toccare l'altro governatore, che è il governatore più alto dello Scorpione, che è Mercurio, è il governatore ierarchico, no? Che ci dice: guarda che dal mare, dalle acque, sta lentamente emergendo una nuova terra, il nuovo mondo, la nuova energia. E il fatto che sia molto lenta, che il processo sia lento, vi ricordate, perché siamo ancora, tra virgolette, nell'oscurità del tempo, la luce ancora non emergerà fino al 14, con la luna del 14 di dicembre, questo lento emergere della nuova terra, della nuova vita, ci sta portando a vedere nuovi orizzonti, nuove possibilità, a ricostruire qualcosa, a ripensare anche le nostre attività, a ripensare quello che sentiamo di volere manifestare nel mondo, a realizzare quello forse che abbiamo sempre sentito di essere dentro di noi. Quindi questo Mercurio, che è il governatore superiore, è opposto a Urano, che, se vi ricordate, avevamo visto nella luna precedente, era congiunto alla luna stessa, che Urano ci dice, ci ricorda di avere fede in un rinnovamento ciclico. Urano è la mente più alta e la mente inferiore, cioè il nostro intelletto, viene a confronto con la mente dell'anima, chiamiamola così, viene progressivamente, sentiamo di, abbiamo una crisi delle acque, ci sto facendo bene, devo andare, ma dentro di noi c'è come, si apre come una nuova parte del nostro cuore, perché abbiamo una parte del nostro cuore che si sta aprendo una nuova esperienza, cercare una nuova vita. E Lilith, che è congiunta, lui la luna nera, che è congiunta a Urano, ci dice sta avvenendo una graduale espansione di coscienza. Le forze spirituali stanno modellando la tua vita. Qualcosa di più grande di te sta prendendo il controllo di tutto ciò che esiste. E sei, tra virgolette, investito, ti viene chiesto di accettare questa investitura, cioè questo nuovo compito, no? Perché se non lo accettiamo, torniamo indietro, torniamo nel vecchio, no? C'è un grande scambio, una grande intensità di energia, e si stanno aprendo totalmente nuovi territori, perché abbiamo bisogno di cercare la stabilità interiore, abbiamo bisogno di creare dentro di noi nuove fondamenta. Quindi questo Marte, che in Ariete, a 15 gradi Ariete, torna diretto, ci spinge, ci induce ad ascoltarci, ad andare in questa nuova direzione. E Giunone, che è congiunta al Sole e alla Luna, insieme a Vulcano, ci dice: ascolta la voce interiore, sintonizzati con la voce interiore che senti. Quindi, torniamo un attimo ai numeri e ripensiamo un attimo al fatto che il giorno della luna è il 15, che è la scelta, no? È angelo o diavolo, cioè che cosa scegli veramente? Scegli la divisione della mente o scegli la tua luce interiore? E il giorno del mese, che abbiamo di nuovo un'energia che tende, tra virgolette, a mettere a confronto due volontà, insieme fa 26. E 26 è un numero particolare, perché sapete, nella gematria, nella cultura ebraica, la gematria, cioè tutto quello che ha lo stesso valore numerico, aggiunge significati, due parole che hanno lo stesso valore numerico, numeri, aggiungono significati l'uno all'altro. 26 è il numero che noi sappiamo, è la somma della parola Yahweh, che nella Kabbalah, non so se avete mai fatto, conoscete un po' di Kabbalah, ma sono i quattro livelli dell'essere, sono i quattro elementi. Quindi la Kabbalah è
tutta la nostra struttura aurica, tutta la nostra struttura energetica. Quindi ci viene chiesto una profonda, un otto, riorganizzazione, un allineamento di tutto il nostro essere, di tutta la nostra coscienza, su più livelli. E 26 è anche la somma della parola numerologica, della parola God, Dio in inglese, perché se consideriamo la O come 15, come la quindicesima lettera, fa 26, la G è 7 e la D è 4, fa 26, ma anche un'altra parola è la somma di, dalla somma 26, che è il greco agape, o anche pronunciato agape, che è l'amore per qualcosa di oltre noi stessi, cioè l'amore per il nostro sé superiore, per la nostra vita. Il 15 che è un 6 e l'11 che è un 2 fanno un 62, cioè, detta in altre parole, che ci viene chiesto che dove sei devoto. Sei devoto a quello che vedi fuori e ti fidi di quello che sei di fuori, o ti fidi della tua voce interiore? Cominci ad ascoltare e lasciarti guidare, perché questa è l'energia del nuovo mondo. L'acquario deve avere la forza di ascoltare profondamente la voce interiore e portarla nel mondo, cambiare il mondo, ma cambiare, tra virgolette, anche la propria vita. Fai quello che ami di più, vivi quello che ami di più. Questo è il che cos'è che ami di più, questo 62, no? Che è di nuovo un 8. La somma totale di tutta la data della luna ci dà un 3. E il 3 ci parla di un'energia particolare. Il 3 è lasciare andare il controllo della piccola mente per essere. Essere, in inglese si dice beingness. Abbiamo bisogno di imparare ad essere. Il 3 e la somma totale è un 30, è il dedicarci a noi stessi, a quello che siamo veramente, a focalizzarci su quello che siamo dentro e manifestarlo fuori, perché questo ciclo del passato si conclude. Dobbiamo elevare noi stessi, portarci a un nuovo livello e comprendere che i grandi cambiamenti che accadono nelle vite accadono perché c'è un nuovo ciclo che sta iniziando. Se io continuo ad osservare, tra virgolette, le rovine del passato, con le rovine non posso farci assolutamente niente. Un documentario molto bello sul terremoto. I terremoti accadono nella nostra vita costantemente e il volume è al massimo, quindi mettetevi, mi dispiace, ma purtroppo è più di così, non è possibile. Il terremoto distrugge il passato, ma non possiamo continuare a chiederci che cosa saremmo stati se non ci fosse stato. Cominciamo a guardare che cosa possiamo diventare da quello che siamo stati, senza cancellare il passato, perché a volte dalle rovine noi spaziamo la vita precedente, ma la vita precedente è il fondamento della nuova vita. Ciò che siamo stati è fondamentale per aiutarci a diventare ciò che dobbiamo essere, il nostro passato. Io, se non avessi avuto tutto quello che ho vissuto, non potrei essere quello che sono oggi. Quindi la somma, questo 23, che è il giorno della luna, ci parla di alti e bassi, no? Ma ci chiede, il 23, non scappare, si chiama Peter Pan, non scappare. Prenditi responsabilità del tuo vero sé, prenditi responsabilità della tua vita, di quello che senti di essere. E il 18... perché la luna è a 23 gradi 18 minuti, okay. E il 18 dice distruggi tutto il vecchio e trova la tua autorità interiore, la voce di te stessa e la tua autorità per creare il nuovo, il potere. La somma 23 fa 5, 18 fa 9, è il potere della parola. 14, 5, 9 fa 14. Il potere, la parola, che è un potere nuovo, di un nuovo movimento, di una nuova energia, e di avere fiducia in questa nuova energia che sta arrivando. Cosa fa la vescica? La vescica, che è il meridiano yang, compagno del meridiano yin dei reni, no? I reni filtrano la nostra vita. Quindi ci viene chiesto di liberarci, no? Del vecchio. Abbiamo il coraggio di andare avanti, abbiamo il coraggio di portare avanti quello che siamo stati.
questo meridiano, la grande forza, perché il meridiano della vescica ci parla di una difficoltà di prendere decisioni, avere il morale basso o di sentirsi sospettosi per portare avanti quello che è il cambiamento, no? Perché sentiamo questa energia, no? Questo passato, sto facendo la cosa giusta, perché ricordatevi che è il combatto, è lo stato di combatto, vado avanti, no? Flight or fight mode. Quindi qui ci viene chiesto di, più che combattere, di avere coraggio. E di avere il coraggio di arrenderci a questo cambiamento, di aprirci totalmente al nuovo. Perché mi viene in mente una frase, mentre preparavo questa luna, mi viene in mente una frase, una poesia di Rumi, che dice: muori, muori, muori a te stesso e troverai la vita eterna, risplenderai nella grande luce del nuovo. Quindi dobbiamo avere questo grande coraggio di morire al passato, di morire a quello che siamo stati, ma cogliere questo come una grande eredità, perché lo scorpione è la grande eredità che possiamo gestire in una modalità totalmente nuova e usare quell'eredità, quello che siamo stati, come fondamento per il nuovo. Quindi non abbiate dubbi, ascoltatevi, andate anche nelle acque, se abbiamo il coraggio di fare questo passaggio, la vita è con noi. Mercurio è in un segno d'acqua e la mente, quando si trova Mercurio ha le ali, no? E quando il nostro intelletto si trova nell'acqua, non è che gli fa tanto, uno con le ali, state un pulcino, ci viene chiesto di andare giù nelle profondità, ma è anche una grande trasformazione. Lasciamoci trasformare, lasciamoci guidare e lasciamo sorgere in noi l'intuizione che ci guidi verso il grande cambiamento. Inicio School ospiterà Essere leader di se stessi, condotto da Franco Bertoli, che è stato il nostro grande capitano della nostra nazionale di pallavolo. Una grande trasformazione. Ed essere leader di noi stessi significa veramente avere questa grandissima forza di portare avanti. Franco ha fondato con me la scuola, si è supportato la scuola, quindi sono anche molto onorata che dopo una sua lunga carriera personale abbia deciso di iniziare attivamente a supportare questo grande cambiamento di coscienza con noi. Quindi se avete piacere anche di essere presenti alle sue 3 serate, a questo suo corso, guardate su questa pagina Essere leader di se stessi, perché è molto molto importante. Leader vuol dire io mi guido, non mi lascio guidare, e devo lasciarmi guidare dalla forza che ho dentro e da quello che sento veramente di essere. Un abbraccio grande, buona serata!